Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Porsche Panamera. Ormai siamo abituati a vedere vetture sportive coniugare prestazione e comfort, lusso e dinamismo. Eppure il processo creativo che ci ha portato fino a lì spesso viene dimenticato o dato per scontato. Fino al 1968 vetture del genere erano impensabili, quasi folli. O almeno finché un certo Ferruccio Lamborghini non ha presentato al Salone di Ginevra le Spada 400 GT, il coronamento finale del sogno del costruttore di produrre la migliore GT in commercio. Performance, lusso e comfort, i tre pilastri nella mente del signor Lamborghini. Il primo era garantito dal propulsore, un V12 ovviamente, marchio di fabbrica del Toro, in grado di sviluppare 325 cavalli. Per assicurare il comfort, questo propulsore da 4 litri fu posizionato in modo più avanzato rispetto alla precedente 350 GT, lasciando così spazio per l'abitacolo. Anche il telaio, derivato dalla 400 GT, subì delle modifiche, guadagnando centimetri a tutto tondo, sempre in favore dell'abitabilità. Proprio da quest'ultimo fattore scaturì la sorpresa dei tanti spettatori arrivati al Salone di Ginevra del 68. A poter assaporare le emozioni di questa super gran turismo erano ben 4 persone, in grado di trovare spazio senza rinunce, rendendo le Spada 400 GT la vettura a 4 posti più veloce al mondo. A disegnare la linea squadrata della vettura fu Carrozzeria Bertone, che riuscì a coniugare il fascino italiano con richiami oltreoceano, creando qualcosa di inedito che rapì il mercato, con un evidente successo commerciale. Ben 1226 Lamborghini e Spada 400 GT uscirono dalla fabbrica del Toro, suddivise in 3 versioni fino al 1978, con possessori di rilievo come Paul McCartney e più di 50 apparizioni cinematografiche, di cui la più ricordata è forse l'inseguimento a Napoli in Piedone e lo Sbirro. I collezionisti più appassionati non potranno dimenticare l'esclusiva versione VIP, prodotta in soli 12 esemplari e rappresentazione estrema del lusso a 4 porte. A bordo di questa Espada si trovava un minibar, un frigorifero ed addirittura una televisione, altro che virtual cockpit. Per cui, ora che lo sappiamo, quando ci fermiamo ad ammirare un SUV o una station ad alte prestazioni, ricordiamoci chi ce l'ha permesso. Grazie Ferruccio.